un servizio online fornirà a tutti i portatori di handicap i nominativi di tutte le strutture alberghiere dell'Alto Adige che hanno aderito all'importante progetto del turismo senza barriere. Alto Adige per tutti è l'iniziativa che ha preso il via oggi a Bolzano promuovendo un'indagine sull'accessibilità delle strutture turistiche altoatesine per il mercato dei clienti con bisogni speciali e per i loro accompagnatori. La popolazione con disabilità temporanee o permanenti rappresenta circa il 15% della popolazione totale. L'obiettivo è una crescita diffusa della qualità turistica non solo sulle grandi strutture già attrezzate, ma soprattutto sulle aziende di piccole e medie dimensioni. Il progetto Alto Adige per Tutti, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, gestito dall'associazione Lebenshilfe, si avvarrà dell'appoggio del Presidente della Giunta Provinciale Nürnwalder e dell'Assessorato Provinciale alla Sanità e di quello all'Artigianato, Commercio e Turismo. Una mappa di circa 300 aziende alberghiere altoatesine sarà quindi disponibile per tutti i portatori di handicap e per tutti i clienti che cercano condizioni di comfort particolari. Grande appello quindi da parte dell'organizzazione a tutte le strutture che vorranno far parte in futuro del progetto. Questo target di turisti, considerando che le persone con bisogni speciali vanno in ferie accompagnati, questo target di turisti, dicevo, rappresenta circa un 40% del potenziale turismo. In Alto Adige, rispetto ad altre nazioni europee, siamo ancora indietro per quanto riguarda il turismo accessibile. Alto Adige per Tutti è l'iniziativa che ha preso il via oggi a Bolzano promuovendo un'indagine sull'accessibilità delle strutture turistiche altoatesine per il mercato dei clienti con bisogni speciali e per i loro accompagnatori. La popolazione con disabilità temporanee o permanenti rappresenta circa il 15% della popolazione totale. L'obiettivo è una crescita diffusa della qualità turistica non solo sulle grandi strutture già attrezzate, ma soprattutto sulle aziende di piccole e medie dimensioni. Il progetto Alto Adige per Tutti, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, gestito dall'associazione Lebenshilfe, si avvarrà dell'appoggio del Presidente della Giunta Provinciale Nürnwalder e dell'Assessorato Provinciale alla Sanità e di quello all'Artigianato, Commercio e Turismo. Una mappa di circa 300 aziende alberghiere altoatesine sarà quindi disponibile per tutti i portatori di handicap e per tutti i clienti che cercano condizioni di comfort particolari. Grande appello quindi da parte dell'organizzazione a tutte le strutture che vorranno far parte in futuro del progetto. Questo target di turisti, considerando che le persone con bisogni speciali vanno in ferie accompagnati, questo target di turisti, dicevo, rappresenta circa un 40% del potenziale turismo. In Alto Adige, rispetto ad altre nazioni europee, siamo ancora indietro per quanto riguarda il turismo accessibile.